Infine vediamo i calcoli dettagliati di come Bohr, con la sua quantizzazione dell'atomo di Rutherford, riesce a ricavare per via teorica la formula sperimentale di Rydberg e Ritz che esprimeva la lunghezza d'onda delle righe spettrali dell'atomo di idrogeno. Come abbiamo già visto, Bohr immagina che ad ogni salto quantico tra due livelli energetici indicati dai due numeri interi m e n, l'elettrone assorba o emetta se scende da un livello più alto a uno più basso, emette un fotone di energia HF, riprendendo quindi la formula di Planck e di Einstein. Un fotone di energia HF pari alla differenza dei due livelli energetici, EM meno EN. Ora ricordiamo che i livelli energetici dell'elettrone erano dati da questa formula. Quindi EM vale Z al quadrato E1H diviso M alla seconda, e N vale Z al quadrato E1H diviso N alla seconda. Mettendo in evidenza Z al quadrato E1H si trova 1 su M2 meno 1 su N2. Poi ricordiamo anche che E1H era un valore negativo pari a meno 13,6 elettron volt. Quindi al posto di E1H scriviamo il suo modulo e il segno meno lo utilizziamo per scambiare di posto 1 su M2 e 1 su N2, cioè cambiamo il segno dentro la parentesi. Questa è l'energia del fotone emesso quando l'elettrone scende dal livello M al livello N. E già vediamo che l'energia del fotone è piuttosto simile alla formula di Rydberg e Ritz. Ritroviamo questa parentesi 1 su N alla seconda meno 1 su M alla seconda. Ora, per avere la coincidenza tra queste due formule, non resta altro che esprimere l'energia del fotone HF in termini della lunghezza d'onda del fotone stesso. Quindi andiamo a sostituire all'energia del fotone HF qua. Ricaviamo la frequenza dividendo per H la costante di Planck va qua sotto. E qui c'è la frequenza del fotone che viene emesso nel salto da M a N. Ma la frequenza del fotone è C su lambda. Quindi F su C è 1 su lambda. Allora dividiamo questa formula per C, così da avere F su C, cioè per avere 1 su lambda. Otteniamo quindi 1 su lambda dividendo questa formula, che è la frequenza, diviso C, ed ecco C che compare qui al denominatore. Riscriviamo quindi questa formula, anzi la confrontiamo con la formula sperimentale di Rydberg e Ritz. Vediamo che le due formule sono identiche, entrambe esprimono il reciproco delle lunghezze d'onda 1 su lambda. E vediamo che Bohr è stato in grado di dare un'espressione teorica alla costante di Rydberg. Questa formula vale per gli atomi idrogenoidi che possono avere anche Z maggiore di 1. La formula di Rydberg-Ritz vale solo per l'atomo di idrogeno con Z uguale a 1. Quindi per avere identità fra queste due formule dobbiamo porre qui Z uguale a 1. Quindi la costante di Rydberg è questa espressione qui, E1H diviso HC. E se andiamo a fare il calcolo, mettendo E1H 13,6 elettron volt, valore in modulo, diviso la costante di Planck per la velocità della luce, troviamo proprio il valore che aveva trovato Rydberg sperimentalmente, quindi la costante di Rydberg. Di nuovo Bohr è stato in grado di spiegare le righe spettrali dell'idrogeno e di ricavare anche il valore della costante di Rydberg, quindi ha spiegato questa formula qua sperimentale e ha anche dato un'espressione per la costante di Rydberg senza introdurre nessun parametro libero ad hoc. Tutto discende dalla sua regola di quantizzazione sul momento angolare.